Ciao a tutti ragazzi, parliamo delle come si eleva potenza o un monomio. Partiamo subito da esempi, ad esempio più 2 alla terza, tutto alla seconda, meno 3 alla seconda, tutto alla terza. Qui di fianco ho messo l'ordine con cui suggerisco di lavorare. Prima di tutto stabiliamo il segno. Dopodiché il numero coefficiente, quindi scriveremo tutte le lettere e per ultimo ci occuperemo di esponente. Allora andiamo proprio a vedere nel pratico. Più 2 alla terza alla seconda. Il segno è più in quanto la potenza è positiva, l'esponente è pari e rimane più. Il numero 2 alla seconda corrisponde a 2 per 2 ed è 4. Passo alle lettere, l'unica lettera che c'è è la lettera A, e infine l'esponente. Dalle proprietà delle potenze, ricordo che la potenza di una potenza è ancora una potenza che ha la stessa base, quindi A, e come esponente il prodotto degli esponenti. Quindi gli esponenti devono moltiplicarsi, 3 per 2 viene 6. Quindi il risultato finale sarà più 4A alla sesta. Secondo esempio, meno 3 alla seconda, tutto alla terza. Ricordo che quando c'è una base negativa e l'esponente dispari è l'unico caso in cui il segno resta negativo, meno. Il numero 3 alla terza significa 3 per 3 per 3 corrisponde a 27 e non a 9. Qui ho messo quello che è l'errore più comune. Dopodiché scrivo la lettera A e come esponente anche qui devo fare 2 per 3, quindi 6. Il risultato è quindi meno 27A alla sesta. E adesso proviamo a risolvere insieme questi altri tre esempi. Che cosa è cambiato? È cambiato il coefficiente che è diventato una frazione. Ma il procedimento è sempre lo stesso. Più un mezzo alla seconda b alla terza, tutto alla seconda. Il segno base positiva esponente pari, il segno resta più. Il numero coefficiente, un mezzo alla seconda è uguale a 1 alla seconda fratto 2 alla seconda, quindi a 1 quarto. Dopodiché scrivo tutte le lettere, che sono A e B, per gli esponenti li moltiplico, quindi 2 per 2 è 4, 3 per 2 è 6. Il risultato sarà quindi più 1 quarto A alla quarta, B alla sesta. Secondo esempio, meno 3 mezzi, AB alla terza, tutto alla terza. Base negativa, esponente dispari, il segno resta meno. Il numero 3 alla terza, 3 per 3 per 3 fa 27 e 2 alla terza fa 8. Le lettere saranno A e B. Gli esponenti, ricordo che se l'esponente non è scritto si sottintende 1 e non 0 che deve essere indicato. Quindi 1 per 3 fa 3 e 3 per 3 fa 9. Il risultato sarà quindi meno 27 ottavi A alla terza B alla nona. E concludo con una particolarità. Più un quarto a b alla terza tutta alla zero. Ricordo che qualsiasi potenza con esponente 0 è sempre uguale a più 1, indipendentemente da quella che sia la base. Se non ricordate il perché, vi consiglio di andare sul mio canale. A vedere il video simpatico che è intitolato L'albero delle potenze. Per oggi è tutto, vi ringrazio tanto per l'attenzione e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao, a prestissimo!